pomposità allo stato puro. Funghi coltivati, ma va bene. Porcini secchi messi a bagno, salsiccia per fare cannelloni, funghi e salsiccia. Non buoni, molto di più. Partiamo, ma non partiamo dai funghi. Partiamo dalla salsiccia. Intanto accendo il fuoco, metto un pochino d'olio sul fondo, non tantissimo, ma un pochino sì. Poi tolgo il budello dalla salsiccia. E la metto a rosolare a pezzettini, così, a mano. Ora la salsiccia la facciamo rosolare veramente bene, la portiamo quasi a cottura. Nel frattempo preparo i funghi. Partiamo dalle champignon. Ora una bella sfumatina con un po' di vino bianco. Questa sfumata serve anche a deglassare il fondo. Avete visto quando si attacca un po' sul fondo? Però tutto il sapore è lì. Non lo volete fare col vino, fatelo con un po' di brodo caldo, un pochino di acqua calda al limite, però deglassate il fondo. In termini più pratici, dovete rendere pulito il fondo della padella. Ok, ora facciamo evaporare completamente il vino e poi la salsiccia sarà pronta. Finisco i funghi. Dopo aver preparato gli champignon, affetto i pleurotus, ma sulla tipologia dei funghi, i funghi che riuscite a trovare, cioè non è che dovete, siete obbligati a utilizzare questi. Salsiccia è pronta. E ora la tolgo dal fuoco. Qua. Questa salsiccia la tengo da una parte, riaccendo il fuoco, aggiungo un altro pochino di olio, non tantissimo, un altro pochino serve, uno spicchio d'aglio, la padella è già bella calda, comincio a mettere subito i funghi. Senza aggiungere sale, senza aggiungere acqua o altre, per ora si fanno andare così. Poi dopo si fanno delle aggiunte molto saporite. Allora, i funghi non hanno più acqua, hanno perso completamente l'acqua. Nel frattempo però tolgo anche lo spicchio d'aglio perché ora non serve più e è a rischio. L'aggiunta di sapore. I funghi porcini, quelli secchi, e vi dico anche se è periodo di
Se fosse il periodo di porcini freschi, il porcino secco ha un'intensità di sapore, devo dire la verità, maggiore. E poi usando un filtro, l'acqua. E guardate perché ci possono essere sempre un po' di residui di terra o altro. Ok. Faccio andare proprio qualche minuto, il tempo che tutta l'acqua è stata assorbita, e poi proseguiamo la ricetta. Il profumo è aumentato di 10 volte, ma di 10 volte. Ok, l'acqua completamente assorbita, ora metto il sale. Assaggio. Assaggio per sentire il sale, una scusa, perché mi piace. Buoni. Basta, non si deve fare più niente. Allora, besciamella preparata pochi minuti fa. La besciamella come vi piace a voi. È un pochino meglio se la fate leggermente più densa, ma non è un grosso problema. Allora, ci vado a mettere un po' di funghi. E vado semplicemente a frullare. Ok, la besciamella è pronta, è il momento di fare la farcia. Ricotta, ci metto la salsiccia, già giro un pochino. Sulla ricotta, scegliete la ricotta che preferite, la mia scelta è sulla ricotta di pecora perché la trovo più buona, ma poi alla fine mi piacciono tutte le ricotte, però la ricotta di pecore la preferisco. E ci metto una buona parte dei funghi, una parte la terrò perché le metterò sopra insieme alla besciamella. Sono anche abbondanti da mettere sopra. Veramente fantastico. Un uovo, uso la stessa ciotolina, sbatto velocemente e lo unisco al composto parmigiano. Faccio amalgamare tutto bene. Ora trasferisco tutta questa farcia in una sac à poche perché poi diventa più facile fare i cannelloni. Decisamente troppa, però pace, non ho voluto sprecare proprio niente. Anche perché quella che avanzerà, se avanzerà, me la mangerò a cucchiaiate, veramente buona. È il momento di preparare i cannelloni, tutto pronto. Questa è bella per Natale, per qualche festa, mi piace. Mi piace davvero. Allora, sul fondo metto un po' di besciamella. Che profumo che fa, mamma mia. Ok, sposto. Queste sono sfoglie fresche, fresche per fare le lasagne, ma ci si fanno dei cannelloni in modo fantastico. Allora, taglio. Mi stavo per tagliare un dito.
Facciamo il cannellone. Ok. Allora, ho dovuto fare come sempre un po' una scelta, o fare dei mezzi cannelloni o tre cannelloni più grandi, un pezzettino. Alla fine ho fatto la scelta del mezzo cannellone. Allora, continuiamo. Metto un po' dei funghi. E poi copro con la besciamella. Sopra ci metto qualche funghetto che è avanzato. Termino con abbondante parmigiano. Ora in forno 200 gradi, forno statico 30 minuti almeno e poi un pochino di grill per fargli venire una bella crosticina sopra. Ci vediamo fra un po'. È bellissima, eh? Bella. Tra l'altro ora è anche bella tiepidina. Problema grosso, eh? Io non ho messo nessun segnale. Una parte sono per così, una parte sono per così, ce n'è uno. E qui il rischio è di tagliare tutto. È brutto tagliare non è la lasagna, no? Qui si deve andare a cercare il cannellone. Quindi, come si fa? Come si fa? Io potrei magari alzare un pochino, vedere se succede qualcosa. Sentite, io alzo. E quel che viene, viene. No, però mi dispiace. Vediamo un pochino. Parto da questa parte qui. Credo di aver preso la parte sbagliata. Mi sa che lì c'è quello messo in piedi da solo. Vediamo un po' se è vero che è così. Forse sì, forse sì, forse no. Non lo so. Sto facendo veramente un grande disastro. Sapete che faccio? Faccio quello che si fanno con le lasagne, taglio un pezzettino, però devo tagliare anche da quest'altra parte. Quindi sto praticamente rovinando i cannelloni, ma in qualche modo dovevo tirarla fuori, eh. Ma dai, l'ho tagliati veramente al contrario, guardate. Cioè, ho tagliato così, ho spezzato i cannelloni a metà. Sarà una cosa bella, ma il cannellone c'è e non brucia neanche troppo. Siamo su un'altra dimensione proprio, eh. Golosità allo stato puro. Ma che devo dire di fronte a una cosa del genere? Questo è un piccolo capolavoro. Peccato che l'ho rovinato io, tagliando male i cannelloni. Però stavo pensando, no? Anche se sono a metà, sono mezzi cannelloni, sempre cannelloni sono. Vado.